kiss for you. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo episodio di The Sims 4. Sì, ce l'ho fatta, sono tornata prima, ben 2 settimane prima, perché io avevo preventivato il 4 settembre, però finalmente è ritornato il fresco, sto molto meglio. Diciamo che quei video musicali che mi richiedevano tempo, un po' particolari, così come dei lotti che volevo costruire, che tenevo sempre in mente, sono riuscita a farli. Li ho fatti in tanti giorni e in tanto tempo, perché più di una mezz'oretta proprio non riuscivo a starci, ragazzi. Io soffro tantissimo il caldo e ho dovuto per forza prendermi quella pausa, perché troppo caldo, cioè mi squagliavo, io da ferma mi squagliavo. Sono contentissima che mi avete capito, che mi avete scritto dei messaggi dolcissimi, che mi aspettavate con ansia, eccetera, ed eccomi qui. E come vi avevo lasciato, così sono tornata, ovvero da Caliente. Era il loro compleanno e vi ho lasciato proprio così, della serie: no, ma dovevano crescere, perché non fai video? Avete ragione, ragazzi, avete ragione, scusatemi ancora, ma adesso sono qui. Sono le 4 del pomeriggio, i ragazzi sono appena tornati da scuola, anzi è tornata prima la nostra Cristina, che adesso è in bagno e mi ha anche portato un progetto e adesso ci inizierà a lavorare attentamente, così mentre vi faccio vedere delle cose con Nina in giardino, loro lavoreranno insieme su questo progetto. Infatti tu poi aiuterai tua sorella, ecco, manca poco al compleanno, aiuterà la sorella e poi staremo insieme con i cugini, ovvero quella cosa che io non sono riuscita a fare con Poppy, perché secondo me è molto meglio fare prima queste attività al di fuori del compleanno e poi proprio organizzare il compleanno, perché io mi incanto a vederli interagire, a vederli lì a parlare tutti quanti insieme, quindi i compleanni poi escono anche scadenti. Invece così prima facciamo delle cosette insieme e poi ci concentriamo per questa festicciola, ok? Assisti nel progetto. Adesso metto anche Fabio all'opera. Dove sei? Eccoti, sei un po' teso. Che è successo, Fabio? Sono tornata, non sei contento? Stress per il lavoro, povero. Vai anche tu in bagno e poi ti metti la tua tenuta da chef, perché la torta è già pronta. Volevo, oddio, svuotami questa cosetta. Volevo fargli preparare anche un gelato per quando arrivano tutti i ragazzi, così me lo trovo pronto. Wow! Wow! Che cosa vogliamo fare? Un sorbetto arcobaleno? Ma sì, è molto colorato e bello. E quindi ci prepari questa cosa. Poi, per quanto riguarda tutto il resto, lei mi è arrivata a livello 9, ha ricevuto la promozione e adesso si avvicina una fase molto delicata per Nina, molto importante e anche un po' difficoltosa, perché deve guadagnare 20.000 simlon in donazioni per la sua causa e sono tanti soldi. Fino ad oggi sono riuscita a guadagnarne 7.400, però ragazzi è molto lunga, molto difficile, perché non tutti ci danno sempre 1.000 simlon, ma spesso ci danno piccole sommette, quindi poveretta ci vuole del tempo. Poi per quanto riguarda l'erboristeria, lei è arrivata a metà del livello 5, però ve l'ho detto, no? Quando diventerà anziana subito andrà in pensione e si dedicherà esclusivamente soltanto al giardinaggio e all'erboristeria. Però almeno adesso, mentre aspettiamo che i ragazzi finiscono il progetto, volevo farvi vedere ciò che riesce a realizzare con gli insetti che ha e con il livello 5. Allora, balsamo rilassante per la pelle, magari non vi dico gli ingredienti perché ci vuole veramente tantissimo tempo, io mi soffermo, magari stoppate voi il video per vedere quello che occorre e così magari lo vedete in anticipo. Quindi balsamo rilassante per la pelle, crema deodorante, degotto distensivo, fertilizzante per infusioni di funghi, questo qua ce lo diede l'eremita, linimento repellente per insetti, eccolo, lozione lenitiva per la tristezza,
Non esci? No, qua non ci vogliono ingredienti. Terapia del ventre. Quindi adesso ci mettiamo all'opera e facciamo questi primi decotti. Magari me li appoggio qui. Mentre Fabio, lui ha già raggiunto il suo livello alto di carriera, eccetera. Ah, mi ha completato anche i cibi filippini. Ne mancano 4 del messicano. E con lui, almeno sui chioschetti, sto bene. Poi devo continuare però con i cibi sperimentali. Allora Nina, iniziamo subito con il balsamo rilassante per la pelle. Qui loro stanno facendo il progetto, bravissimi. Ok, eccola qui con la sua pentolina sulla brace. Oddio, già ti immagino vecchiettina a fare tutte queste pozioncini. Oh. Ah, qui ci vuole la camomilla. Vedete come si vedono gli ingredienti? Brava. Basilico? Sì, però andiamo veloci, Nina. Ok, fuori uno. Eccolo qui. E poi ognuno ha la propria etichetta. Questo appunto c'è la mano per far capire che è una cosa che riguarda la pelle. Poi vai avanti, terapia del ventre. Vediamo un po' qui. Fabio sta facendo il gelato. Poi ti faccio scrivere l'articolo per lavoro così stai tranquillo. Ti faccio anche divertire un po' perché sei teso. Ah ragazzi, e poi super super novità proprio in questa settimana che io ho ripreso alla grande. Quindi il giovedì 24 agosto esce lo staff pack sui bebè. Ragazzi, è meraviglioso, io non vedo l'ora che esca. E vi ho accennato questa cosa sui social principalmente, che noi come ultima bebè al momento abbiamo Summer, che grazie a questa pausa non mi è ancora cresciuta, quindi ovviamente la recensione sarà tutta fatta con la nostra Summer. Vi anticipo questa chicca. Dai ragazzi, avete fatto? Così vi faccio giocare in giardino. Manca ancora un pochino, però io direi di fermarvi altrimenti non si divertono oggi. Basta, dai, tanto siete super bravissimi, infatti vi faccio vedere quanto sono bravi. Qui il gelato è pronto e dura 9 ore, ok. Vi faccio guardare proprio un bel film, così ti rilassi. Guardate questi bambini come sono bravi. Cristina ha raggiunto tutti i tratti! Tutti ragazzi, cioè io sono orgogliosissima, mentre Jacopo gli manca un pochino di risoluzione di conflitti e il controllo emotivo, ma abbiamo tutta l'adolescenza davanti. Oh, questi ragazzi sono veramente bravissimi. Allora, correte qui in giardino, Nina, toglimi questo coso, così facciamo spazio, così invitiamo il club. Gli facciamo poi ballare qui in giardino, visto che è il tramonto, gli facciamo nuotare, oh, si divertono un pochino. Ecco qui terapia del ventre, il pancino, poi mi fai crema deodorante, questa è buona perché ci aiuta nell'igiene. Ok Jacopo, raduna il club che adesso finalmente è completo perché c'è anche Poppy. Così i membri arrivano. Accendiamo la musica. Allora, accendiamoci pop preadolescente, mi sembra più che giusto. Mettiamo il volume massimo, già c'è. E balliamo tutti quanti insieme. Così adesso tutti che si radunano qui e li vediamo arrivare. Guardate Michael che corre. Ecco Sergio. E nel frattempo parliamo. Voglio passare proprio del tempo insieme a chiacchierare, a divertirsi, cosa che non ho fatto con la povera Poppy, non ci sono riuscita. Wow, Cristina! Rallegra, anche tu parla con Poppy. Parliamo del club. Parliamo della scuola, è arrivata anche Maya. Invita a insegnare a ballare. Discutiamo delle impressioni del club, che poi qui la leader è proprio Maya. È ottimo aver passato del tempo assieme, Maya è una leader lungimirante. Complimenti. Rallegriamo, manca Beatrice.
Passare il tempo assieme a Maya è il motivo in cui io adoro il club. Come siete dolci. Dov'è Bea? Ok, sta per arrivare. Eccola. Anche la crema deodorante è fatta. Poi decotto distensivo. Ma se io ne faccio più di uno me lo fa? Fertilizzante. Penso di sì. Io ti rimetto a fare un po' tutti. Ok. Non so bene cosa pensare del club. Pensi che la gente piaccia la direzione che ha preso? Ma certo, siete fantastici. Parlate anche con Bea. Fai un po' la scema. Tu fai delle facce buffe. Iniziano anche ad avere fame. Oh, finalmente riuniti. Finalmente. Qui il nostro Fabio ha finito di vedersi la TV. Vabbè, senti anche tu un po' fuori qui con tutti quanti, diciamo, nipoti. Eh sì, tutti nipoti. Brava, livello 6. E adesso può fare anche il distillato della mente lucida ed estratto di foglia fuoco. Allora, parla un po' di cucina. Rallegra, così almeno iniziamo a conoscere questi nipotini. Infatti, presentazione divertente, perché loro sono tra virgolette gli ultimi, quindi non li ha conosciuti bene. Così Fabio intrattiene i ragazzi in giardino, perché Nina è molto molto occupata. Allora, ecco qui il decotto distensivo e questo qui rilassa, guardate il disegno. Ha fatto anche un altro, ormai va spedita. Questo è fertilizzante per infusione. Sono già le 9, mamma mia come vola il tempo. Allora, decoriamo questo gelato. Mettiamoci panna montata, che ragazzi piace sempre. E poi dai, cioccolato so. Allora, panna montata e no cioccolato, perché avevo fatto sempre decorazioni. Mettiamoci delle fragoline. Però non mi fa prendere tutti quanti insieme. E allora, sciogliamo il club, terminiamo il raduno, ma formiamo il gruppo. Tanto ormai sono tutti qui in casa. Eccoci qua. Così possiamo prendere... Ma perché non me lo fa fare? Ragazzi, ho provato a fare anche con Fabio, tipo di creare il gruppo e di fare sul gelato, prendi un cono insieme, non me lo faceva fare. Forse o perché sono 2, 4, 6, 7 e 8. Non lo so ragazzi, non riesco a capire. Insomma, non me lo fa fare. A questo punto ho preso la torta dal frigo, ho pensato invece che fare la festa di compleanno, è meglio starcene così tra di noi e festeggiare insieme. E come novità ho preso la torta al formaggio di Sin City, perché ho visto che si possono mettere le candeline. Quindi vai, aggiungi le candeline. I ragazzi a questo punto si fanno un bagnetto, nuota insieme, e tra pochissimi minuti, appena Nina avrà finito di fare le pozioni, e spegniamo le candeline. Dai, divertitevi un po' in piscina, che ci vuole. Poi sembra bello di sera stare in piscina con la musica. Bravissimi, vieni qua, spruzza tua sorella, spruzza. Lui spruzza un po' tutti, un po' dispettoso Jacopo. Ecco anche Poppy, guardateli come si divertono. Ma come sei carina Poppy. Spruzza la tua cuginetta Bea, lei, guardate qui le principessine, loro non si bagnano, eh? Signorine principessine? Vabbè, preferiscono parlare un po' con Fabio. Nina, sei al penultimo. Ah, lei si interessa, chiacchieriamo con lei. Rallegra e parlale di erboristeria, perché no? Se n'è andata. Ecco qua, parla di erboristeria, visto che la vedo molto interessata, Maya. Eccoli qui, 1 e 2, manca quindi l'ultimo per questo primo gruppo. Quindi a livello 6
si possono già fare 9 decotti, 9 pozioni. Vedete come chiacchierano? Vai al lavoro quando sei energica. Okay. Oh, Poppy! Che è successo, piccolina? È arrabbiata? Chissà. Vabbè. Vai anche tu, spruzza un po' i tuoi cuginetti. Si vogliono tutti bene? Sono troppo felice. Ecco, come non detto. C'è sempre qualcosa che va storto. Allora, ragazzi, sono quasi le 11. Siete pronti? Nina qui è pronta. Cambiati, va. Mettiti così, comoda, in pantaloncino. Mettiamo anche l'ultimo. È come se oggi vi avessi fatto, oltre al compleanno dei gemelli, una lezione di erboristeria. Tanto gli insetti ne ha a bizzeffe. Eccoli qua, ragazzi. I primi 9 decotti. Che belle per le etichette, con tutti questi colori. Bellissimi. Brava Nina. Tanto, ve l'ho detto, da qui alla vecchiaia c'è tempo. Ok, ragazzi, dai, venite tutti quanti qui. Grazie Poppy che mi butti l'immondizia, sei una bambina spettacolare. Ma è infuriata, povera piccola. Arrivano? Arrivano, che escono. Allora, facciamo spegnere le candeline prima a Jacopo, dai. Quanto siete carini. Spero vi siate divertiti tutti quanti insieme. Ok, è giunta l'ora. Esprimi un desiderio. Vai piccolino. Tanti auguri. Eccolo. E uno. Allora, il nostro Jacopo, come vi ho detto, diventerà un atleta e quindi, come Klaus, voglio fargli sviluppare questa cosa del culturismo, perché comunque c'entra tantissimo con l'obiettivo. Poi lui è attivo e gli metto... voglio mettergli comunque amante dell'aria aperta, perché lui è cresciuto in natura, in campagna, eccetera, quindi ha ereditato questo amore per l'aria aperta, per la natura, dai suoi genitori. Oh! Oddio, ragazzi, ma questa è la copia di Fabio? Girati... Wow, anche l'orecchino? Oh! Vabbè, poi lo vediamo con calma. Ti prego, mi aggiungi le candeline per tua sorella? Michael ha regalato Michael, Beatrice, Nicolò, Alice hanno spedito un regalo. Metti candeline e quindi esprimi un desiderio. Vai Cristina, eccola. Ok, vai piccolina, guardate che faccina, tantissimi auguri. Ma guardatela! Giravolta! Ed ecco anche la nostra Cristina, che poi mi è venuta in mente una cosa. Siamo ad agosto, lei è diventata adolescente. Quello che mi preoccupa è che se veramente gli animali usciranno a novembre, cioè lei sarà già gemella adulta, riusciremo a farla diventare veterinaria secondo voi, sempre se uscirà questo lavoro che noi abbiamo ipotizzato? Perché al momento, cioè, cosa le faccio fare al momento a questo punto? O le faccio fare come la mamma, tanto sarà una passeggiata visto che abbiamo tutta la collezione, e ragazzi io la faccio fare perché lei sarà come Nina. Quindi prenderà la passione per il giardinaggio al momento, poi vedremo. E ovviamente vegetariana, perché mi ripeto, sarà come la mamma. E l'ultimo tratto, sinceramente, volevo dedicarlo agli animali, ragazzi, se usciranno. Sono tanti mesi da qua a novembre, e da vedere un po', altrimenti male che va, un figlio o una figlia di Nina si dedicherà agli animali. Facciamo così, dai. Ed eccola qui! Wow, ma che modelli questi gemelli! Ok, io direi
di stoppare qui la riunione cuginetti, di andare subitissimo allo specchio per farvi vedere il cambio di look e poi finire la puntata. Il nonno Don ha inviato il regalo a Cristina. Poppy, Beatrice, Alice, insomma, questi parenti sono molto attivi, sono contenta. Peccato che i regali non siano così wow, purtroppo sono sempre i soliti giocattolini. E vabbè, non fa niente. Spero che un giorno aggiungano l'opzione dai un regalo che c'era sia nel 2 che nel 3, così dall'inventario uno può regalare veramente delle cose. Quella lì mi manca tantissimo, perché a volte io potrei regalare una fotografia, potrei regalare una macchinetta fotografica, sarebbe veramente una cosa molto bella. Spero che prima o poi la introdurranno. E quindi andiamo subitissimo allo specchio. Ed ecco a voi i gemelli. Allora, Cristina, ragazzi, ma come sono belli! Cioè, è una bambola e lui è un modello. Ed hanno tagliato la testa ai genitori. Cristina è tutta Nina e Jacopo è tutto Fabio. Guardatelo! E finalmente posso usare questi capelli, perché da quando è uscito il bullying, lui era un bebè, però ho sempre detto: li voglio mettere a Jacopo, perché questi capelli sono molto simili a quelli che ha il padre, ovvero in alto, vedete, c'è il volume e poi c'è tutta questa rasatura. E allora, visto che lui vuole somigliare comunque al padre, cioè ci somiglia, ragazzi, ci somiglia, e allora me li tenevo conservati per lui, e in effetti avevo ragione, ci stanno perfetti. Allora, iniziamo. Adorano entrambi i colori molto accesi, quindi non hanno uno stile oppure un colore unico. Infatti, lei a volte indossa verde acqua, a volte il lilla, a volte il rosa, a volte il giallo, cioè varia come gli piacciono i colori vivaci a entrambi. Quindi, questo è il primo degli abiti quotidiani e questo è il secondo. È troppo carina, è una bambolina. Il formale, vedete, qua ha i capelli raccolti per mantenere la frangia. Tuta, eccola qui, da notte, da festa e costume. Come vedete, quando sono sciolti, però è così, senza frangia, ragazzi, e lo so, però per dare un senso anche di capello sciolto, non sempre legato. La nostra Chris, poi Jacopo, che è atleta come Klaus, quindi anche lui spesso indossa abiti comunque sportivi. Questo è il primo quotidiano e questo è il secondo. Il formale, lo sportivo, da notte, da festa e il costume. E là là! Troppo, troppo carini. Io direi per chiudere in bellezza. Adesso lo fa a prendere la porzione insieme. Chissà, forse perché erano bambini, prima non ci ho capito niente. Comunque, prendiamoci un bel pezzo di torta tutti quanti insieme. Almeno sediti e accomodati. Qua Nina sta ancora chiacchierando con Maya. Vieni qua, che oggi non vi siete nemmeno dati un bacione. Eccoli finalmente. Oh, vi rendete conto che i vostri piccoli bebè adesso sono adolescenti? Comunque, mangiate anche voi, avete fame. Prendi una porzione e prendi una porzione. Qui ci sono tutti i cugini Holiday. Io direi di lasciarvi così con questo episodio, ma prima di chiudere vi mostro le ultime fan art. Le fan art che ho ricevuto durante questa pausa sono tre da parte di Gaia, ed è questa qui con le sue copie preferite. Questo collage di foto e questo collage con le mie fotine. Quindi queste qui erano di Gaia. E poi da Nuvola Bianca Rosa, in queste tre pagine, ha praticamente scritto tutto il riassunto del mio gameplay. Ed è una cosa dolcissima, veramente grazie. Quindi ci fermiamo qui con questo episodio. Ci vediamo nei prossimi. Tanti mi piace e commentini. Ciao!